Buonasera, sono Gino Gerosa e ho nuovamente il piacere di darvi il benvenuto a Healthy Living 2021. Questa sera ufficialmente inizio le conversazioni dopo la puntata inaugurale di mercoledì scorso dal Museo della Città di Rovereto, nel corso della quale abbiamo delineato le tappe del nostro viaggio. Il tema di questa sera, di questa conversazione, sarà informare per cambiare. Ma perché cambiare? Per tornare all'etimologia del termine dieta, dal greco dieta, che significa stile di vita, o per dirla alla latina modus vivendi, inteso dunque come insieme delle attività quotidiane che sinergicamente e correttamente portano al benessere psicofisico. Dunque vogliamo creare consapevolezza con la corretta informazione ed educazione. Chi ci accompagnerà in questa conversazione? Ci accompagnano uno chef, Alfio Ghezzi e Stefano Marzato. Dove ci troviamo? Ci troviamo nel Bistrò del Marte. Il Marte è il Museo d'Arte Moderna della città di Rovereto, un'eccellenza espositiva e culturale che vi invito a venire a visitare, anche per poi sedervi al tavolo del Bistrò e del Senso, che siedono proprio all'interno del Marte. Chi è Alfio Ghezzi? Alfio Ghezzi nasce a Breguzzo, nella valle che sale verso Madonna di Campiglio, e cresce con la nonna, che fin da piccolo lo avvicina ad una cucina autentica, una cucina che trascura l'apparenza fine a se stessa per concentrarci invece su gusto e verità. Si iscrive poi alla facoltà di lettere e filosofia, ma per nostra fortuna guadagniamo un grande chef perché decide di dedicarsi alla cucina. Gli chef sono dei globetrotters nella loro formazione e Alfio Ghezzi naturalmente non è un'eccezione alla regola, quindi comincia il suo percorso di formazione passando dal Miramonti di Cortina al Sant'Ubertus di Madonna di Campiglio, dal Villa d'Este di Cernobbio al Due Torri di Verona, dove incontra poi tutta una serie di chef che sono fondamentali nella sua formazione. Pensiamo a Ettore Beocchia del Grand Hotel Villa Serbelloni, pensiamo ad Andrea Berton del Trussardi alla Scala, ma soprattutto al maestro Gualtiero Marchesi, con cui lavora per 3 anni. Dopodiché nel 2010 c'è un ritorno a casa, perché la famiglia Agnelli delle Cantine Ferrari lo chiama per dare un nuovo assetto alla Locanda Margon. E già dopo un anno riesce a dare un tale assetto per cui gli viene assegnata la prima stella Michelin. 7 anni dopo ottiene anche la seconda stella Michelin, ma a quel punto, complice anche un'esperienza in Danimarca, decide che vuole aprire un ristorante tutto suo. E identifica quindi nel Marte quello che può essere la sede del suo ristorante ed ecco che apre il Bistrò Marte e il Senso, dove nuovamente in un solo anno riesce ad ottenere la stella Michelin. Direi uno chef di assoluto valore e assoluto rispetto. Come di assoluto valore e di assoluto rispetto è Stefano Marzato, che nasce a Brancolino nel 55 e inizia giovanissimo a lavorare nella distilleria di famiglia, distilleria fondata dalla zia, una donna. E le donne vedremo che nelle nostre conversazioni ritorneranno nuovamente, sia come medici che come chef che come vignaiuole. Bene, serve poi l'Istituto Tutela Grappa del Trentino, essendo un distillatore per quasi 10 anni, e da 3 anni è presidente della Casa del Vino. La Casa del Vino che raccoglie, ma poi Stefano Marzato ce ne parlerà, raccoglie i viticoltori della Vallagarina. Bene, terminati i preamboli, i saluti e le introduzioni, cominciamo con le nostre conversazioni. E la prima domanda, naturalmente, è una domanda per Alfio Ghezzi. Allora, abbiamo detto che informare per cambiare il concetto di dieta, tornando alla sua etimologia originale, quindi dieta intesa come stile di vita. Alla luce di questa premessa, Alfio, senti di incidere quindi sulla stile di vita e sulle persone? Tanto buonasera professor Gerosa, buonasera Stefano e buonasera a tutti quelli che ci ascoltano. Io credo proprio di sì, di avere un po' di influenza sulle persone che ci scelgono, che vengono da noi. Hai ricordato bene tu che pochi anni fa, nel 2019, ho fatto una scelta precisa. Ho deciso di aprire il mio ristorante ed insieme al mio ristorante ho deciso di iniziare un percorso che fosse marcato fortemente dalla nostra idea, dalla nostra nuova idea di cucina, ma anche di accoglienza, che si inserisce perfettamente in questo contesto. Cosa significa? Come cuoco, la prima cosa che ho fatto è stato pensare ad una carta dei valori
ho pensato che l'italianità fosse, come dire, il termine di riferimento, quindi utilizzare solo prodotti italiani, far viaggiare il meno possibile i prodotti, ove possibile la prossimità, quindi anche la possibilità, utilizzando i prodotti vicino a noi, di realizzare una ricaduta sociale sui produttori, sulle aziende che ci stanno vicino, collaborando con le cooperative sociali. Abbiamo quindi favorito l'inserimento nei nostri menu di prodotti che ci stanno vicino. Siamo stati molto, molto rigorosi nell'osservanza della stagionalità, e questo in modo non solo in cucina, ma anche nella scelta delle bibite. Quindi per le bibite abbiamo utilizzato dei ragazzi qui di Rovereto che hanno fondato la compagnia Frizzante, quindi bibite gasate. Succhi, un altro artigiano. Per i vini cerchiamo di prediligere la Vallagarina, il Trentino e tutto l'arco alpino. Insomma, tutto questo corrisponde a un'idea di cucina precisa che si basa anche sul buon senso, sulla consapevolezza che la cucina buona è una cucina che si relaziona con il territorio e con le persone che lavorano sul territorio. Facendo questo, credo che senza volerlo anche educhiamo un po' le persone, considerando anche il fatto che i nostri clienti sono delle persone anche che ci assomigliano un po', che la pensano un po' come noi, quindi quelli che vengono apprezzano quello che facciamo. Bene, Alfio, mi sembra che hai una visione ben precisa sul tipo di cucina che vuoi fare e su cosa vuoi fornire ai tuoi clienti consumatori. Allora, Stefano, il vino, esattamente come la cucina, può essere inteso come un blend di cultura e comunicazione. Concordi con questa definizione o ti allontani da ciò? È un po' riduttivo, no, dire un blend fra territorio, fra cultura e comunicazione. Diciamo che il vino nasce e ha una storia millenaria da noi. E tutti hanno fatto il vino, abbiamo dei prodotti bellissimi. Certo che c'è un collegamento incredibile tra territorio e uomo. Questa è la grande differenza che io credo abbiamo nei nostri vini italiani, dove dal Brennero alla Sicilia troviamo tantissimi prodotti diversi, grazie a territori diversi e grazie a persone diverse, perché bene o male partiamo da materie prime quasi simili, no? Ma è proprio il nostro territorio e il fare delle nostre persone che fa cambiare questi prodotti. E oggi sta diventando veramente molto interessante, intrigante, crea interesse da parte del consumatore, diventa un percorso turistico quello di andare ad assaggiare vini, e questo è quello che sta succedendo anche qua nella nostra Vallagarina, che siamo la valle lungo l'Adige, a nord di noi si chiama Val d'Adige, qua si chiama Vallagarina, e che poi arriviamo giù sui confini di Verona. Grazie Stefano, tornerò dopo su questo concetto del territorio. Alfio, riprendo una definizione di chef, la definizione di chef di Gualtiero Marchesi. Te la leggo pari pari come lui l'ha scritta. Lo chef, uno dei compiti che fa onore al buon cuoco, è quello di incrementare la cultura gastronomica. Per un verso, insegnando a mangiare bene e correttamente attraverso il cibo messo in tavola. Per l'altro, istruendo i giovani, passando il testimone a chi lo merita. Ho detto prima che Gualtiero Marchesi è stato uno dei tuoi maestri. Allora, ti riconosci in questa definizione o nel tuo sviluppo professionale hai sviluppato un'altra idea? No, mi riconosco pienamente. C'è da dire che il signor Marchesi è stato veramente il maestro della cucina italiana e tutti
tutti i cuochi moderni sono un po' figli del signor Marchesi, o direttamente o indirettamente. Concordo perfettamente che il ruolo del cuoco, che, di un cuoco che vuole essere ricordato nel tempo, sia proprio questo, quello di formare e di educare al cibo. Mi piace ricordare che una frase che dello scrittore siciliano Camilleri, che ho sentito pochi giorni fa in radio. Hanno chiesto a Camilleri: ma secondo lei cos'è il sapere? E Camilleri ha risposto: dobbiamo pensare al sapere come ad un seme. Quindi chi possiede il sapere deve essere un po' come un contadino che coltiva questo sapere per poterlo poi distribuire, lo coltiva, lo fa crescere e lo distribuisce alle altre persone. Io, essendo cresciuto col signor Marchesi, la penso in questo modo, dedico sempre molto tempo alla formazione, sono stato docente, lo sono tuttora, tutti i lunedì e martedì in questo periodo insegno all'alta formazione di Tione, e nel ristorante cerchiamo di applicare un tipo di cucina, come abbiamo detto prima, con un'identità e una logica ben precisa. E anche questo corrisponde a educare. Vi faccio un esempio. Pochi mesi fa sono entrati nel nostro ristorante una coppia per utilizzare il bar, e ci hanno chiesto due bibi, un crodino e una Coca-Cola, e noi non avevamo né uno e né l'altro, però avevamo delle alternative che erano radicate sul territorio. Abbiamo perso un po' di tempo, abbiamo cercato, loro subito hanno detto: ah, ma andiamo a cercare un bar più convenzionale. Gli abbiamo detto: no, aspettate un attimo, vi facciamo provare le nostre cose. E dopo sono stati come illuminati, sono rimasti due ore al ristorante, hanno voluto assaggiare dal bar, sono passati alla caffetteria, hanno voluto assaggiare delle altre cose. Quindi la formazione è fondamentale, e anche l'educazione attraverso quello che si fa e non solo attraverso la didattica che si può utilizzare in cucina o a scuola, insomma. Grazie Alfio, restiamo su questa filosofia che predilige il territorio, no? Stefano, tu rappresenti la Casa del Vino, come abbiamo già detto prima, la cui filosofia va nella direzione di rappresentare un territorio. Bene, come potrà evolversi nel futuro questo storytelling, nella volontà di rappresentare il territorio? Questa è stata la Casa del Vino, festeggia quest'anno i 25 anni, da quando è nata l'idea forse è nata 30 anni fa, grazie a alcuni vignaioli della valle, grazie sicuramente alla lungimiranza del comune di Isera, alla nostra PT di Rovereto, tutti insieme hanno iniziato con questa idea che sembrava impossibile da portare a termine, visto che tutto quello che era la promozione del vino trentino era a Trento, quindi qua è partita un po' in sordina. Abbiamo ristrutturato uno dei più bei palazzi nobili di Isera, grazie al comune, grazie alla nostra provincia autonoma di Trento, e oggi da 25 anni facciamo promozione per il nostro territorio. Certo, questo lockdown ci dice che dovremmo lavorare molto in modo anche diverso per far conoscere e per promuovere i nostri prodotti. Tutta la tecnologia che oggi, come stiamo usando questa sera, dovrà essere usata per poter parlare con consumatori un po' di tutto il mondo, perché i nostri vini trentini e italiani in genere sono guardati un po' da tutto il mondo, e c'è la possibilità veramente di farli conoscere tramite la tecnologia. E se poi abbiamo la fortuna di ritornare col turismo, visto che siamo una terra prettamente turistica, viviamo la nostra economia è basata sul turismo,
ci sarà sicuramente una grande evoluzione nella ricerca di prodotti nuovi, di prodotti diversi, e qui cucina, vino e territorio devono andare a pari passo, devono andare a braccetto, dobbiamo tutti ragionare allo stesso modo perché vendiamo lo stesso prodotto. Il territorio è la cosa più importante che abbiamo. Sentivo parlare anche stamattina Draghi nel suo discorso alle Camere, dove parlava di territorio, di mantenere il territorio, noi l'abbiamo trovato e dobbiamo lasciarlo meglio di quello che abbiamo trovato, e questa è la grande sfida che avremo qua, da qua in futuro. E se noi teniamo bene questo, saremo sicuri che avremo sempre tantissimi ospiti che vengono a trovarci per tanti motivi, non solo per il vino, ma per tanti motivi, uno dei quali anche il vino. Bene, Alfio Ghezzi e Stefano Marzaro ci hanno convinti che per mantenere le radici resta essenziale, visto che il consumatore sembra essere più attirato dalla cultura, sempre più attirato dalla cultura del terroir, e nel caso del vino dalle cantine piccole legate a produzioni di nicchia. Allora ti domando, Stefano, come riuscire a coniugare questa esigenza ma con la necessità poi di essere globali e sopravvivere finanziariamente, perché sopravvivere finanziariamente diventa un must a questo punto. È un'opportunità grandissima che ci sia l'azienda piccola e l'azienda grande, è un'opportunità grandissima, l'azienda grande ci porta il prodotto in tutto il mondo, noi invece lo teniamo qua sui nostri territori, lo consumiamo qua sui nostri territori, però lo facciamo vedere a tutti questi ospiti che passano nei nostri posti. Quando tornano a casa potranno trovare le grandi aziende dentro le enoteche, e le piccole le troveranno sempre qua e troveranno delle nicchie belle, interessanti da venire a visitare. Oggi penso che sia un'opportunità grande e piccolo messo insieme, però dobbiamo dialogare insieme, ma questo si sta facendo. Noi in Trentino il 70% della nostra materia prima, della nostra uva, è in mano alle cantine sociali. Storicamente il Trentino ha delle cooperative, ma non solo nel settore vinicolo, delle cooperative molto importanti. Don Guelti mi sembra che sia stato quello che ha inventato un po' la cooperazione trentina, che dopo l'hanno anche ribaltata a livello nazionale. Qua la cooperazione sta funzionando bene, per fortuna abbiamo delle bellissime gestioni dove sembra di entrare in aziende private. E questo veramente ci riempie il cuore e ci dà la fiducia di andare avanti. Grazie. Rimane una grande opportunità, grande e piccolo, che abbiamo oggi in Trentino. Grazie Stefano. Alfio, mi sono divertito a leggere ed entrare nella tua pagina internet, e invito chi ci ascolta a entrare in quella pagina internet, perché racchiude perfettamente la tua filosofia, descrive perfettamente la tua filosofia. Allora, in quella pagina internet tu definisci il benessere come il risultato della combinazione tra semplicità, bellezza e storia. Impegnativa come definizione. Quindi a questo punto potremmo dire che lo chef ha un ruolo sociale. Concordi su questo? Ma io credo che la figura dello chef negli ultimi anni sia andata evolvendosi in modo molto... molto ampio. Se solo pensiamo alla figura del cuoco 20 o 30 anni fa, lo vediamo racchiuso in cucina a spadellare, a trasformare il prodotto in un piatto. Quello che è successo negli ultimi anni è dovuto al fatto che il cuoco ha iniziato a fare le cucine, ha iniziato a confrontarsi con i produttori, ha iniziato a relazionarsi con le altre persone. Quindi ovunque ci sia una relazione, chiaramente c'è un'apertura che permette un'evoluzione. Abbiamo degli esempi straordinari in Italia, se solo ricordiamo alcuni fra i molti: Bottura, Niederkofler, cuochi che non sono solo più cuochi, ma sono anche degli attivisti, si interessano
appunto del, come dire, del ruolo sociale che può avere la nostra professione all'interno della società per comunicare, per trasmettere determinati valori e determinati significati. Io credo che se noi riflettiamo bene sul ruolo del cuoco, quindi ma anche sul ruolo di altri attori che ruotano intorno a questo mondo, come il contadino, possiamo capire benissimo che possono avere un ruolo importante nella soluzione di molti problemi, ad esempio quello ambientale, ad esempio quello dell'educazione al gusto, ad esempio quello della memoria storica del gusto. In tutto questo penso proprio che il cuoco, la figura moderna del cuoco, possa avere un ruolo sociale, insomma, oltre che professionale come lo immaginiamo noi. Bene, Alfio, mi piace che hai citato Niederkofler, perché sarà uno dei protagonisti di una delle prossime conversazioni insieme al cardiologo Roberto Bommassari e alla cantina di Terlano, e ci accompagneranno nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, come cibo e vino possono esserci utili nel prevenire le malattie cardiovascolari. Tornando a Stefano, la gente oggi vuole bere meno ma meglio, quindi pone attenzione alla salute e all'ambiente. Come rispondete a questa richiesta? La gente cerca emozioni e dobbiamo farli trovare delle emozioni. Oggi, come dicevo prima, grazie alle nostre diversità di vini che abbiamo, possiamo veramente dare delle emozioni assaggiando i vari prodotti. Non è una questione di quantità, teniamo presente che sono aumentati moltissimo i consumatori, no? Quindi non è un problema di consumo di vino, perché da 20 anni a questa parte si è avvicinata al vino tanta gente, soprattutto il sesso femminile, tanti giovani che bevono con attenzione, che bevono senza esagerare. Però vogliono delle emozioni, dobbiamo avere della qualità di prodotto, una storia dietro, una faccia da mettere in evidenza, e questo sta creando veramente una grande azienda. Non diventa più solo l'azienda agricola che produce vino, ma diventa un'azienda a 360 gradi che deve vendere vino, prodotto, territorio, uomini che ci lavorano in questo territorio. Guardiamo quanti contadini che riescono a uscire dalla loro campagna e mettersi in evidenza, entrare dentro il ristorante stellati e così a presentare con molta semplicità i loro prodotti. Quindi questa è un'opportunità grandissima che abbiamo. Non potevamo sicuramente andare avanti con i grandi consumi che avevamo pro capite, che avevamo negli anni 80, no? Tutto è cambiato. In Trentino passiamo da tutti i nostri prodotti, in particolare partiamo dai primi, che sono i nostri Trento Doc, tutti questi spumanti, metodo Saint-Penoît, con 24-36 anche più mesi di affinamento in bottiglia, provenienti dal Chardonnay, che è un'uva bellissima, sono dei grappoli meravigliosi color oro che qua vengono coltivati dai 300 ai 600 metri di altezza e che danno un prodotto meraviglioso, oltre a tutti gli altri nostri vini tradizionali. Con un Chardonnay puoi fare la base spumante, ma puoi fare anche un ottimo vino fermo, vino Chardonnay. Alfio, confrontiamoci un attimo con il mondo globale. Prima, quando ti ho presentato, devo essere uno chef globetrotter, perché nella tua formazione professionale hai girato il mondo. Allora, puoi dirci se hai trovato differenze negli altri paesi nell'approccio culturale alla cucina, sia da parte degli chef che da parte dei consumatori? Sì, sì, quali differenze hai colto? Ma io non credo che ci sia
una differenza nell'approccio. La cultura è ciò che si manifesta entro un ambito spaziale e che dura sostanzialmente nel tempo. E in questi termini il cuoco quasi sempre si riferisce ad un ambito spaziale. Poi è vero che probabilmente ci sono delle tradizioni culturali diverse da regione, non solo da regione, ma anche da stato a stato. Quindi credo che non ci sia questa una grande differenza nel modo in cui sia il cuoco e sia l'ospite si relazione al cibo. La grande differenza sta nelle persone che concepiscono e capiscono quello che è la buona cucina e quello che è la cattiva cucina. Questa è la grande differenza. E sia in Italia e sia nel resto del mondo, per fortuna ci sono delle persone che capiscono che la buona cucina, l'alta cucina, non è una cucina esclusivamente complicata, anzi è una cucina che tende a semplificare, che tende all'essenza, che tende alla complessità piuttosto che alla complicazione, e si relaziona con i territori, con il paesaggio, con le persone, e ne diventa ambasciatore, la comunica agli altri. La cattiva cucina è una cucina che non prende in considerazione tutte queste cose, che non si preoccupa della salute dell'ospite, che non si preoccupa della sostenibilità e quindi di questa prospettiva lunga che può avere il nostro fare. Cioè il nostro fare non si manifesta esclusivamente adesso, ma può avere anche uno sviluppo temporale ampissimo. Io credo che sostanzialmente sia questa la cosa che ho notato, che in tutti grosso modo possiamo, o meglio ci relazioniamo con il cibo, con la cucina, allo stesso modo, perché alla fine la cucina si esprime come una lingua, con le modalità di una lingua, attraverso dei segni, attraverso dei significati. Quello che invece vedo è che sempre di più, per fortuna, si stanno delineando questi concetti di buona cucina e cattiva cucina. E questo fa la differenza per dove vorremmo andare, insomma, nel futuro. Grazie, Alfio. Stefano, con grande curiosità leggevo il risultato di un'indagine recente, molto recente, che diceva che per scegliere una birra bastano pochi secondi, per scegliere un vino almeno 3 minuti. Perché? Perché il cliente valuta la regione di provenienza, il territorio, la denominazione, il vitigno e la cantina. Mi confermi questa attenzione? Credo che sia un'indagine a livello italiano, no? Sì. Noi non abbiamo una grande storia sulla birra, dove invece ce l'abbiamo millenaria sul vino. Il vino oggi credo che sia come andare a scegliere un bel vestito. Ci vuole del tempo, bisogna guardare, bisogna provare. Lo devo sentire che lo porto bene. Quindi il vino c'ha questa cosa come la moda, no? Che deve essere, devo trovare il vino che va bene per me, quindi devo assaggiarlo. Questo, e da qui nascono tutte queste visite nelle aziende, questi tour enogastronomici che oggi portano un grande valore turistico un po' in tutta Italia e anche qua da noi. Sta diventando un lavoro molto importante quello del portare i clienti in cantina, far assaggiare, far vedere. È proprio come comprare un vestito, quindi anche scegliersi il proprio vino o il vino per i propri amici da regalare. Uno pensa cosa gli piace, cosa non gli piace al suo amico
e compra in base a questa sua esigenza. È bellissimo vedere questi nostri turisti che arrivano nelle cantine, ma anche in casa del vino, e con attenzione si siedono, stanno lì, perdono qualche ora per fare gli assaggi e capire le differenze dello stesso Marzenino, però prodotto da cinque produttori diversi. È stesso territorio, perché siamo in un raggio di 15 chilometri, no? Però ogni produttore ha la sua mano e il suo modo di fare, e il consumatore è molto attento a questo. Ti confermo che questa cosa è molto molto vera e molto importante. Devo dire che mi affascina molto questa tua definizione del vino da indossare, scusami la libertà mi sono preso nel proporla, ma questa attenzione da parte del consumatore è posta solo quando scelgono un vino da acquistare o anche un vino da abbinare ad un piatto? E poi qui vorrei sentire anche naturalmente lo chef Alfioghezzi. Alfioghezzi di queste cose le vive giornalmente sicuramente più di me, ma se ti parlo dell'esperienza mia, no? Si è un po' sdoganato che con un certo tipo di piatto ci deve andare un certo vino. Se pensiamo fino a 20 anni fa, le bollicine erano consumate a fine pasto col dolce. Oggi invece si usano anche a tutto pasto, no? Quindi anche lì... Ognuno, anche lì è come il vestito, ognuno beve quello che si sente di bere. Una volta era impossibile abbinare un vino rosso a un pesce, oggi troviamo anche questo. Quindi c'è molta libertà nelle scelte. L'importante è che al consumatore, a me consumatore, piaccia questi abbinamenti. Non so cosa ne dice Ghezzi, che è più informato di me su queste cose. Diciamo che è un punto di osservazione più privilegiato. Di osservazione. Alfio. Devodino è una cosa che sempre più affascina l'ospite e sempre più lo vede coinvolto. È vero, nel passato probabilmente si lavorava più per abbinamenti predeterminati, stabili, fissi. Adesso si lavora sull'annata, si lavora sulle bollicine, si lavora sul residuo zuccherino, su quanti anni stanno sui lieviti, pensare lo spumante fino a pochi anni fa al massimo veniva consumato entro 3 o 4 anni, adesso possono essere longevi fino a 20 anni, e quindi questo determina e amplifica le possibilità di abbinamento. Ma la cosa che sostanzialmente è cambiata è la cultura, la consapevolezza, la conoscenza dell'ospite in modo specifico, non solo sul vino ma anche sul cibo. Conoscono i prodotti, conoscono le caratteristiche, i sapori, e quindi iniziano a capire che la grassezza ha bisogno di freschezza, e quindi insomma a fare tutti questi ragionamenti e magari confrontarsi con la persona che si occupa di vino all'interno del ristorante. Questo è una bella cosa, perché corrisponde probabilmente al discorso che facevamo prima di educare l'ospite, di attraverso la propria dedizione e la propria attenzione che si mette nella scelta dei prodotti, il cuoco, e nella costruzione di una cantina invece il sommelier, insomma. Sei sicuramente una personalità poliedrica, no? E quindi cucinare per te è un modo per rivelarti agli altri. Però in questa personalità poliedrica come fai a coniugare tecnica, serietà professionale e innovazione? Sicuramente, la nostra professione si lega fortemente a quello che siamo. Ancor di più una professione come la mia, che ha a che fare con le mani, dove tocco i prodotti, dove li scelgo, li trasformo, dove anche l'idea che ho sviluppato
la trasferisco in quello che faccio. Quindi c'è una connessione forte e addirittura gli ospiti in, attraverso la cucina possono arrivare anche a capire degli aspetti che non sono poi così scontati vedendomi o conoscendomi in altri ambiti. Come si fa a tenere insieme questi aspetti? La dicevi tu, la tecnica, poi mi sembra che hai... L'innovazione. L'innovazione. Io credo che è una domanda che mi sono posto quando ho lasciato il precedente ristorante e ho iniziato a fare questo percorso, mi sono fatto alcune domande e una fra le più importanti era... Ma come tu hai un'idea di quello che vuoi fare, ma come farai ad essere coerente con tutti questi aspetti? Quindi credo fortemente che la coerenza sia il filo che unisce tutte queste cose, la tecnica, l'innovazione, l'idea. Ma la coerenza non può essere, come dire, una strada stretta di un fondamentalista, almeno noi non riusciamo a vederla così. Quindi io ho cercato di tracciarmi uno spazio all'interno del quale mi potessi muovere e certamente sapendo che non sono, come dire, non riesco ad essere perfetto in tutte le cose, però inizio a perseguire degli ideali precisi cercando ogni anno di migliorare i nostri atteggiamenti finché questo ambito della coerenza si assottiglia sempre di più e si cerca di essere effettivamente il più vicini possibili all'idea che si ha in testa. C'è anche da dire che la tecnica per molti anni è stata una gabbia per il cuoco. Questo lo diceva proprio Marchesi, mutuando anche quello che succedeva nel mondo della musica. Certe volte può anche limitare la libertà del cuoco. Io effettivamente, pur facendo una cucina più semplice, una cucina più connessa con il territorio, ora nel mio ristorante mi sento assolutamente più libero, ho più libertà, inizio a pensare delle cose che prima probabilmente non erano allineate alla tipologia di ristorante che conducevo e alla famiglia con cui collaboravo, insomma. Per cui è questa, credo, la modalità di tenere insieme questi tre valori: essere coerenti. Ottimo, ho ben capito. Ma come riesci a conciliare tutto questo con una dieta che sia sostenibile, ovvero antispreco? Cosa significa? Significa iniziare a inserire nel menù prodotti sono fortemente legati alla stagione e quindi iniziare a lavorare, ad esempio adesso noi stiamo lavorando con tutti con tutte le brassicaie, quindi la verza, i cavoli, il cavolo cappuccio, e si utilizzano in diverso modo. Abbiamo iniziato a lavorare con animali interi invece di acquistare solamente i tagli anatomici, e quindi ho preso il bovino di alta montagna vicino a Canazzei da un allevatore e utilizziamo tutti i tagli, tenendo alcuni tagli per il bistrò ed altri per il ristorante gastronomico. Quindi iniziare a relazionarsi in modo così specifico con le persone ti porta a costruire, ad avere un'ingegnerizzazione del menù che tiene presente tutti questi aspetti, e quindi sono aspetti legati alla salute, sono aspetti legati alla consapevolezza, sono aspetti legati alla riduzione degli sprechi, perché poi questo avviene in modo trasversale. Abbiamo fatto un contratto con Trentino Energia per usare solo energia sostenibile, 100%, abbiamo ingegnerizzato l'utilizzo dell'acqua e dei detersivi per non sprecarli e per non inquinare. Insomma, facciamo tutta una serie di piccole azioni
che messe insieme danno il senso di un'azienda che ha voglia di lavorare con una logica consapevole e con la possibilità di pensare che nel futuro si possa lavorare sempre meglio. Allora, prendo spunto da The Perfect Meal, The Multisensory Science of Food and Dining, che è il libro con cui Charles Spence cerca di guidarci nel tentativo di meglio comprendere la stretta interrelazione tra cibo, vino e percezione sensoriale. Allora, Stefano, degustare un vino è un'esperienza multisensoriale, ma quanto conta il packaging della bottiglia? Il packaging è molto importante, io credo. Noi viviamo spesso e volentieri di packaging, no? Se ne fa tanto di packaging. Però credo che il packaging deve essere una cornice dove dentro c'è un prodotto. Deve essere una cornice che e dentro dobbiamo dire quello che è stato fatto, come è stato fatto e chi l'ha fatto. Dobbiamo essere molto... Anche lì il packaging, come parlava prima Ghezzi, in cucina le cose cambiano. Oggi il consumatore vuole chiaro tutto quello che è il prodotto, da dove arriva, come è stato fatto, dove lo può trovare, capire prezzi chiari. E il packaging credo che sia questo. Oggi ci vuole semplicità, deve rappresentare l'azienda che lo fa, perché dopo ogni azienda ha il suo packaging e deve essere libero questa cosa, no? Però deve rappresentare chi ha fatto chi ha curato quella campagna, chi ha curato il vino in cantina, chi ha imbottigliato quel vino. Questo credo che sia il packaging, deve essere proprio una cornice dove dentro diciamo tutto quello che è stato fatto. E le cose semplici stanno diventando sempre più importanti, perché già semplice ce lo dice, vuol dire che con poco tempo riusciamo a capire cosa abbiamo davanti e che prodotto ci sarà in quella bottiglia. Io credo che dovremmo tornare ancora più semplici di quello che siamo adesso. È più difficile essere semplici che a fare le cose molto arzigivolate, no? Quindi questa è l'opera che dovremmo fare tutti noi produttori. Parlo dei nostri produttori. Noi in Casa del Vino siamo 30 aziende che producono vino, poi abbiamo delle aziende dell'allevamento, aziende della verdura. Qui sopra la Valle Garina c'è la Valle di Ronzo, che si chiama le Valle degli Orti, dove coltivano tantissime ottime verdure che servono a tutti noi. Permettetemi di riportare la nostra conversazione all'interno del momento storico che stiamo vivendo, quindi legato alla pandemia da Covid, che ha un impatto non solamente in termini sanitari, ma in termini economici drammatico, e l'enogastronomia sta pagando un tributo terribile alla pandemia da Covid. Bene, anche il nostro tavolo è un tavolo virtuale. Allora mi domando, Stefano, in un momento storico quale quello attuale, avete pensato a tecniche alternative per accompagnare il cliente a visite virtuali delle cantine? Da tanti anni, visto grazie anche la nostra posizione qua geografica, no, dove abbiamo un flusso di tedeschi che vengono sul lago di Garda, abbiamo un flusso di tutta l'Italia che viene sulle nostre Dolomiti, qua abbiamo sempre avuto tanto turismo e li abbiamo sempre accompagnati nelle nostre aziende. Certamente ci siamo trovati lì così, senza più nessuno. Non avevamo pensato a questi mezzi multimediali per raggiungere i clienti, ma è una cosa che sicuramente ci dobbiamo pensare molto molto velocemente, perché oggi ci sono
dei sistemi molto belli che sembra quasi di essere dentro in cantina e poterla far vedere e creare la curiosità perché arrivino, perché questo deve creare curiosità, perché dopo questi signori possono venire, abbiano la curiosità, la voglia di venire a trovarci a casa nostra, no? E certamente è stato un... Questa è una guerra che stiamo vivendo, eh. Noi non l'abbiamo vissuta, ma questa è una guerra. Non abbiamo vissuto le guerre dei nostri nonni, ma la stiamo vivendo. E certo, ci ha aiutato moltissimo le vendite online. Lì è stata un'esplosione di vendite, credo, per tutti noi produttori di vino. È stata un grande sfogo per i nostri prodotti. Anche questo tipo di vendita online sarà una cosa che rimarrà sul mercato, quindi una grossa fetta di vendite da qui in avanti verranno fatte in questo modo. Dovremo cambiare un pochino i nostri concetti di marketing, il nostro modo di raggiungere i clienti. Pensiamo solo che anche i ristoranti, adesso tanti ristoranti iniziano a comprare i loro prodotti, come comprare, invece che comprare dal rappresentante, li comprano online, stanno lì seduti tranquilli e fanno il loro ordine e li arriva a casa dopo due giorni. Stefano, stiamo arrivando al termine della nostra conversazione, anche perché non voglio poi togliere spazio ad Alfio Ghezzi, che ci regalerà la sua ricetta consapevole. Però, scusa Alfio se continuo a spoilerare il tuo sito internet, ma mi è piaciuto molto che dici che il design è parte integrante del tuo linguaggio, una tela all'insegno dell'italianità su cui presentare i tuoi piatti. Allora, siamo al MART, al Museo di Arte Moderna di Rovereto. Allora, Stefano, pensi che sia possibile immaginare anche per il vino un nuovo modo di rappresentarlo, diffondendo soprattutto la cultura del bere consapevole? Sì, certo. Ci siamo già. Abbiamo un consumatore oggi tutto diverso da prima, abbiamo un consumatore giovane, abbiamo un consumatore, la donna, la ragazza che consuma questi prodotti, soprattutto gente che ha anche una cultura e una conoscenza dei prodotti del mondo molto più ampia di una volta, quindi dobbiamo per forza adeguarci a queste cose, a questo nuovo mondo. Ma abbiamo anche tanti imprenditori giovani, che non è poco, no? Tanti imprenditori giovani che capiscono cosa vuole il suo coetaneo. E in tutte le aziende stanno entrando giovani, sia ragazzi che ragazze, con una cultura molto diversa, che girano il mondo e che presentano i prodotti. Questa è una grande fortuna, e questa riscoperta della natura, della campagna, delle cose fatte bene, da capire da dove arriva un certo prodotto, perché è questo che vuol capire, sapere il nostro cliente. I prodotti anonimi ne trova dappertutto, li dobbiamo consumare tutti i giorni, li consumiamo anche noi, ma trovare qualcosa di caratteristico, tipico, prodotto in una zona, prodotto da una certa persona, è una cosa molto più difficile. Stefano, chiudo la conversazione con te chiedendoti una domanda molto personale. Qual è il vino che meglio ti rappresenta? Il vino che meglio mi rappresenta è il Marzemino. È il nostro vino qua della Valle Agarina. Isera è il cuore del Marzemino, proprio dove il centro della produzione del Marzemino. È un bellissimo vino che si può accompagnare a carni bianche, a primi piatti. No, è un vino che va consumato abbastanza giovane, non è un vino da grande invecchiamento, però è un vino da compagnia, un vino che si beve con molta molta tranquillità. Alfio, invece, qual è il piatto che ti rappresenta meglio? Ma probabilmente un piatto che mi lega al mio passato, un piatto del ricordo. Prima tu, leggendo la biografia, dicevi
cresciuto con sua nonna. Mi ricordo un piatto che mi faceva sempre mia nonna. Io sono cresciuto in montagna, i miei genitori erano emigrati in Svizzera, quindi è come se avessi mancato un po'. Sono cresciuto con una generazione precedente, la pasta non si faceva mai, quindi si mangiava o minestra o gnocchi di patate, e gli gnocchi sono probabilmente uno dei miei piatti preferiti. Una domanda provocatoria anche te: hai imparato più dai tuoi maestri o dai commenti e suggerimenti dei tuoi clienti? Beh, diciamo che tutte le volte che si stabilisce una relazione c'è conoscenza. È evidente che il tempo passato con i maestri è ampio, si vivono anni con i maestri e quindi gli insegnamenti sono tanti. Ma molto spesso il suggerimento, la nota dell'ospite è quella più puntuale, perché magari noi facciamo le cose in modo non scontato, ma ritmato e senza puntare al dettaglio anche nelle piccole cose, e invece l'ospite se ne accorge subito. Quindi la nota dell'ospite è un po' il pizzicotto che ti risveglia, insomma. Quindi posso dire che probabilmente il magistero che arriva dai maestri è infinito, e la riconoscenza che dobbiamo avere con i maestri è infinita, ma molto spesso anche l'ospite è in grado di darci quel pizzicotto che ti rimette subito, come dire, in carreggiata. Quindi è la cartina di tornasole che ti aiuta a restare nel percorso che hai intrapreso. Sì. Non posso esimermi, alla luce della tua esperienza, di chiederti un suggerimento che ti senti di trasmettere agli aspiranti chef. Guarda, mi dedico tantissimo alla formazione, ho sempre dedicato tantissimo tempo alla formazione, quindi ho un contatto quasi quotidiano con i ragazzi. Pensa che all'interno del nostro ristorante il ragazzo più grande ha 23 anni, quindi son tutti molto giovani. Il suggerimento che mi sento di dare ai ragazzi è quello di essere curiosi e affamati di vita, perché sostengo che la crescita e la formazione possa avvenire anche attraverso come dire, attraverso delle attività decontestualizzate, e quindi si possa prendere spunto, si possa essere spinti, si possa essere invogliati anche da un'ispirazione decontestualizzata. Quindi questo significa invitare i ragazzi ad essere vivaci sempre, e la vivacità penso che possa essere il compagno di viaggio migliore per costruire una grande figura professionale. Continuerei a chiacchierare tutta la serata con voi due, con Stefano e Alfio, ma purtroppo dobbiamo restare all'interno della finestra temporale che ci è stata concessa. Allora, prima di chiudere, Alfio, ti chiedo di regalarci la tua ricetta consapevole. L'ho chiamata consapevole proprio perché abbiamo voluto fare informazione e formazione, e poi chiaramente a Stefano Marzadro di suggerirci il vino per accompagnarla. A voi. Io, come dicevo prima, sono molto legato agli gnocchi, quindi la ricetta che consiglio questa sera sono degli gnocchi che condiremo con delle olive, con un condimento di olive che ho realizzato in collaborazione con una cooperativa sociale di Riva del Garda, l'azienda agraria di Riva del Garda, e la sapidità delle uova di trota. Se vogliamo possiamo anche rilevare e dare un po' di freschezza attraverso una grattata di limone. Quindi un piatto estremamente semplice ma anche complesso, dove si trova la dolcezza degli gnocchi, la tendenza amara delle olive, la sapidità delle uova di trota e la freschezza del limone. Come procedere? Si procede con un chilo di patate. Le patate
adesso vi do, magari prima do la ricetta, un chilo di patate, noi usiamo 220 grammi di farina debole, quindi quella che comunemente si riconosce 00, 70 grammi di fecola di patate, l'amido delle patate, 2 tuorli d'uovo e 15 grammi di sale. Le patate vanno, innanzitutto bisogna scegliere le patate migliori sono patate di montagna vecchie, nel passato molto spesso si utilizzavano patate asciutte, la Kennebec, la pasta bianca, era una patata adatta, io non la preferisco, non mi piace molto perché faccio fatica a impastare bene gli gnocchi con la Kennebec che rimangono troppo bianchi, preferisco la Cicero, che è una patata che si trova qui vicino in tutte le località di montagna. La cottura è da prediligere, un tipo di cottura che asciuga la patata, quindi potrebbe essere cuocerle intere con la buccia e poi sbucciarle, potrebbe essere cuocerle sotto una coltre di sale. Quello che facciamo noi al ristorante, anche per velocizzare, le sbucciamo, le tagliamo a metà nel senso della lunghezza, le mettiamo su una griglia forata e le cuociamo in forno a vapore a 100 gradi. Poi vanno schiacciate, chiaramente, e lì c'è un momento particolare. Molto spesso si sente impastare le patate a caldo. Personalmente preferisco fare raffreddare un pochino le patate, poi aggiungere il sale, i 2 tuorli d'uovo, le farine, quindi farina e maizena, e impastare. Dopo averli impastati, li faccio riposare 10 minuti e poi vado a forgiarli. Dopo essere forgiati, si cuociono in abbondante acqua bollente salata. Sappiamo che gli gnocchi si intendono cotti quando risalgono a galla. Quindi una volta risaliti a galla aspetteremo ancora qualche minuto, li peschiamo, li mettiamo in una casseruola, qua possiamo mettere una noce di burro, un po' di acqua di cottura e creiamo una sorta di emulsione in cui ci grattiamo leggermente la scorza di un limone per dare la freschezza. Gli gnocchi così conditi vanno messi in un piatto e cosparsi con Ulidea, questa polvere di olive frammentate, e delle uova di trota. Avremmo così un piatto che è espressione del nostro territorio, che lega il territorio e che fa capire anche quanto sia interessante il Trentino, perché tutti immaginiamo il Trentino come una regione esclusivamente di montagna, ma passiamo in Trentino, passiamo dal Basso Garda, dove c'è un clima quasi mediterraneo, fino alle Alpi, fino alle Dolomiti di Brenta. E questa ricetta, come dire, traccia un po' questo percorso. Troviamo le olive che sono associate al Basso Sarca, le patate alla media montagna, le uova di trota che raccontano i nostri corsi d'acqua. E quindi una ricetta semplice, facilmente replicabile anche a casa, bilanciata per quanto riguarda, probabilmente bilanciata per noi si intende dal punto di vista dei sapori, quindi dove i 4 sapori fondamentali sono tutti rappresentati, ed anche rispettosa del territorio, direi. Grazie Stefano, con cosa accompagniamo questi gnocchi di patate? Allora, io lo accompagnerei con il nostro vino preferito, se Gessi concorda, quindi col mio vino preferito, con un buon Marzemino di Isera, qualche riserva, che è un bel vino floreale, un bel sapore di viole, leggermente amarognolo al finale, che credo che si accompagni molto bene a quel piatto di gnocchi, che è un piatto abbastanza pulito, non troppo saporito, e ci dovrebbe stare benissimo. Cosa ne dice Alfio? Ah, io penso che la concordanza sul territorio sia sempre un buon punto di partenza, e quindi sono sicuro che l'abbinamento sarà perfetto. Certo. Poi in quasi tutte le nostre aziende della Vallagarina troviamo il Marzemino, troviamo degli ottimi prodotti,
E come dicevo, adesso entrando questi giovani che, come dice Ghezzi, devono avere fame, voglia e curiosità, la curiosità è indispensabile, che stanno facendo anche qua, come la cucina, stanno provando prodotti nuovi, lavorazioni nuove, partendo sempre da materie prime buone, ben coltivate, con il rispetto del territorio, perché questo è indispensabile, dobbiamo anche qua, siamo già tornati indietro di tanti anni, fitofarmaci se ne usano sempre meno e questo è incredibilmente importante per i nostri territori e soprattutto per il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Permettetemi allora, da cardiochirurgo, di ringraziare dal profondo del mio cuore, quindi detto un cardiochirurgo, capite il valore che ha, un ringraziamento mio personale, di chi ci ha ascoltato, di Venis Promex e dell'Università di Padova, a Stefano Marzadro e ad Alfio Ghezzi, per l'ora che ci hanno regalato seduti attorno a questo tavolo di conversazione. Un'ora ricca della loro esperienza, ma ricca soprattutto della loro umanità. E a tutti quanti voi do appuntamento a mercoledì prossimo, quando incontreremo Massimiliano Alaimo e Roberto Anselmi per un'altra conversazione, questa volta incentrata sulla differenza di genere. Grazie a tutti e buonasera. Grazie ancora ad Alfio. Grazie dell'invito. Buonasera.